Salve ragazzi e bentornati su Valinor, io sono Frankie e in questo video vi parlerò di un oggetto estremamente prezioso ma anche misterioso, la famosa Arcangemma. Purtroppo non abbiamo molte informazioni in merito a questo oggetto, ma tutto ciò che sappiamo ve lo dirò durante questo video. E quindi direi di iniziare. L'Arcangemma, nota anche come Cuore della Montagna o Arcangpietra, è una pietra di inestimabile valore, simbolo del re sotto la montagna, appartenuta tra Imprimo e poi tramandata ai suoi discendenti fino a Thorin II, scudo di Quercia. L'Arcangemma, mormorò Thorin al buio, mezzo sognante col mento poggiato sulle ginocchia, era come un globo dalle mille facce, splendeva come argento alla luce del fuoco, come l'acqua al sole, come la neve sotto le stelle e come la pioggia sopra la luna. Secondo la descrizione data nel libro, l'Arcangemma era grossa all'incirca come un pugno, la gemma più grande e perfetta mai estratta dalle profondità di Erebor, e brillava di luce propria. Ed essendo stata tagliata e modellata da nani, rifletteva e moltiplicava qualsiasi luce che si rinfrangeva sulla sua superficie. L'Arcangemma fu scoperta dai nani di Erebor nel 1999 della Terza Era, durante una delle prime introspezioni minerarie nelle profondità della montagna, dopo che Thrain I guidò la sua gente in fuga da Moria a causa del flagello di Durin. Essa era talmente bella e perfetta che il re sotto la montagna decise di inserirla nel tesoro reale, incastonandola nel suo trono e facendola diventare una dei simboli della regalità della casa di Durin. È probabile che quando Thorin I nel 2210 della Terza Era lasciò Erebor per i Monti Grigi, egli abbia portato la pietra con sé nelle nuove dimore dove rimase per alcune generazioni. Il suo discendente Tror, sopravvissuto per miracolo alla sanguinosa guerra tra i nani e i draghi, riuscì a salvare la pietra dalle grinfie dei draghi del nord e a riportarla a Erebor, dove fece bella mostra di sé nella grande sala di Thrain. La gemma andò tuttavia perduta durante l'attacco di Smaug a Erebor nel 2770 della Terza Era e per oltre 170 anni non se ne seppe più nulla, rimanendo parte del bottino di Smaug. Ma nel 2941 della Terza Era fu ritrovata da Bilbo Baggins nel mezzo del tesoro di Smaug. Rapito dalla bellezza della gemma, l'Hobbit, senza quasi pensarci, se la infilò in tasca pensando di reclamarla quale sua parte del tesoro, ma dopo la morte del drago, Thorin reclamò per lui la pietra, ammonendo che si sarebbe vendicato di chiunque l'avesse trovata e se la fosse tenuta per sé. Spaventato dalle parole del nano, Bilbo pensò per il momento di non dire nulla. Successivamente pensò però di usare la pietra per convincere Thorin a desistere dalla sua follia di resistere agli uomini e agli elfi, e fu così che durante la notte, servendosi del potere del suo anello, raggiunse l'accampamento opposto e la consegnò a Bard, sperando che ciò inducesse il nano a più miti consigli. Tuttavia, il giorno successivo, Thorin, quando scoprì cosa Bilbo aveva fatto, divenne pazzo di rabbia e minacciò di ucciderlo scaraventandolo dalle mura di Erebor, e l'avrebbe anche fatto se non fosse intervenuto Gandalf a salvare la vita di Bilbo. E dopo la battaglia dei cinque eserciti, l'Arcangemma riprese il suo posto nel cuore della montagna solitaria, venendo sepolta con Thorin in una profonda tomba in pietra, e lì rimase per il resto dei tempi. Una curiosità in merito all'Arcangemma riguarda la sua comparsa nel film Lo Hobbit, un viaggio inaspettato, in cui viene descritta come un gioiello ovale iridescente, simbolo del potere del re dei nani, perduta da Tror, nonno di Thorin, durante l'assalto di Smaug alla montagna.
Nel sequel di questo film, e cioè nello Hobbit La desolazione di Smaug, viene anche rivelato che il possesso dell'Archengemma avrebbe dato a Thorin l'autorità necessaria per unire tutti gli eserciti dei nani e lanciare un assalto per liberare Erebor dal drago. E finisce qui, ragazzi, la storia di una delle gemme più famose della Terra di Mezzo. E prima di salutarvi voglio ringraziare gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti. E mi raccomando, lasciate un bel pollice in alto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E da Frank è tutto, ciao ragazzi!